arrivata l'estate, primo mega yacht al porto turistico. Donate gli organi in tanti alla passeggiata per la vita. Il Licata è salvo, ora si pensi al futuro. Lunedì 15 aprile 2024, primo appuntamento della settimana con l'informazione di Qui Licata TG. Apriamo con una bella notizia, perché stamani è approdato al porto turistico di Licata, lo state vedendo nelle immagini, Pioneer, un mega yacht di ben 46,2 metri che è arrivato al porto turistico e si tratta del primo della stagione. Lo yacht di lusso può ospitare fino a 10 passeggeri e ci sono le cabine per ospitare anche 8 metri d'equipaggio, 8 membri dell'equipaggio. Auguriamoci ovviamente che si tratti di un buon auspicio l'arrivo dello yacht al Marina di Cala del Sole per la stagione estiva. La cronaca. Gli agenti del commissariato di polizia di Licata, coordinati dal dirigente, il commissario capo Giuseppe Garro, hanno denunciato negli ultimi 3 giorni altrettanti giovani per furto. I primi 2 sono stati bloccati 3 giorni fa nei pressi di un'abitazione di campagna, pare stessero rubando degli infissi, sono stati bloccati e denunciati a piede libero. Invece ieri sera un altro nella zona di Monserrato, quindi anche qui nella zona residenziale collinare della città, un altro giovane è stato denunciato perché trovato alla guida senza patente, tra l'altro, di un furgone cassonato, e sopra c'erano, nel cassone c'era del materiale ferroso, ma anche una roncola. È stato denunciato, oltre che per furto, anche per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Cambiamo decisamente argomento. Ieri ha avuto luogo a Licata la passeggiata in bici per la vita, un'iniziativa dell'Aido per sensibilizzare tutti alla donazione di organi e tessuti. Per il comune era presente in bici ovviamente l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Maria Sitibondo. Vediamo il servizio. Siamo sul territorio con questa bellissima passeggiata di amore e di solidarietà affinché passi il messaggio della cultura del dono, passi il messaggio che donare è vita, coniugato con il momento sportivo, perché piuttosto che fare delle conferenze a cui poi aderiscono sempre le persone sensibili alla cultura del dono, meglio uscire con una bella passeggiata sul territorio. La gente si chiede, ma questi ciclisti con il cappellino rosso, con il logo dell'Aido, perché sono fuori con la bici? Cosa la spinta a venire qua? E allora, oggi è un giorno importante per Aido, è la giornata nazionale della donazione degli organi e tessuti. E mi spinge a venire qui a Licata perché c'è un legame importante con il presidente di Aido Sicilia, che è Paolo Pisciotta. E in questi anni noi abbiamo fatto degli eventi dimostrativi molto sentiti, dal periplo alla Sicilia, a finire alla traversata che abbiamo fatto l'anno scorso per il 50° di Aido Nazionale, da Bergamo fino a Partinico, è una città in provincia di Palermo, che è la mia città. E ci spinge il senso e il dovere di aiutare gente che è in difficoltà, perché fino ad oggi le persone, gli ammalati di stare attesa sono più di 8.000.
Disagi ancora una volta per gli studenti che la domenica salgono sull'autobus da Alicata per raggiungere sull'Agrigento Palermo il capoluogo di Sicilia, visto che poi l'indomani, cioè lunedì, ricominciamo le lezioni. Ieri sull'Agrigento Palermo l'autobus si è guastato nei pressi di Vicari e quindi tutte le persone a bordo, soprattutto studenti, sono stati costretti a scendere e aspettare un altro mezzo. Hanno lamentato il fatto che si tratta di una situazione, denunciano che si verifica da tempo e chiedono delle soluzioni per evitare questi disagi. Giudici, avvocati ed esperti del settore a convegno sabato scorso al Fermi, la scuola dedicata diretta dalla preside Amedia Porrello. Grazie al convegno sul codice rosso contro la violenza sulle donne voluto dal Lions Club. Ha moderato i lavori l'avvocatessa Gloria Incorvaia. Vediamo il servizio. Credo che queste iniziative organizzate dagli istituti scolastici siano importantissime, perché la riforma principale che deve essere fatta è quella che parte dal basso, che parte da nuovi codici culturali, dall'abbandono di retaggi del passato che portano la donna in una posizione di subalternità rispetto all'uomo. E questa opera, diciamo, di rivoluzione culturale deve partire dai giovani. Perché loro sono la società del domani e quindi dobbiamo lavorare su di loro per nuovi codici di comportamento. Il codice rosso è anche questo acronimo, e quello che siamo riusciti a fare, la cosa di cui sono veramente contento, è che all'interno di questo pool di professionisti siamo riusciti a portare dentro tutta la società. Abbiamo portato dentro un giudice, Zamuto, abbiamo portato dentro il capitano dei carabinieri, il commissario, e quindi vuol dire che veramente tutti ci stiamo mettendo assieme per cercare di capire qual è il problema e come aiutarlo. Oltre 200 addetti ai lavori tra attori, registi, produttori a Siracusa per gli stati generali del cinema in Sicilia. Si è dibattuto di tanto, ma soprattutto della possibilità di sfruttare dal punto di vista turistico le pellicole cinematografiche e tutto quello che ci sta attorno. Ci siamo stati, vediamo. Tutta la filiera di questa meravigliosa industria cinematografica e televisiva italiana, produttori, attori, registi, insieme anche dando spazio anche ai premi, no? Tipo il Davide Donatello, così come tanti altri, e i festival. Cioè abbiamo dimostrato che tutta la filiera di questa industria è fondamentale. Ma mi sembra un'occasione importante per discutere del futuro della produzione, degli investimenti del cinema in Sicilia, delle opportunità che il cinema dà, e anche un'occasione importante per incontrare un po' gli addetti ai lavori, perché è un mestiere che spesso non ci si incontra o ci sono difficoltà di incontrarsi. Questa è una bella occasione in Sicilia per stare insieme, per confrontarsi. Io sono innamorata del cinema, però io sono innamorata anche della Sicilia, perché è un set a cinema aperto e praticamente è un peccato che non si faccia qualcosa, cioè bisogna fare qualcosa assolutamente, ed è bene che sia intervenuto Renato Schifani, la Daniela Santanchè, la bravissima Elvira Amato, l'assessore Elvira Amato, con Antonella Ferrara pure, tutti. 11 salme di migranti, tra cui quella di una bambina di 6 anni, sono arrivate sabato mattina al molo del porto di Porto Empedocle. Si tratta delle vittime dell'ennesimo naufragio del mare. Ad attenderle c'erano tutte le autorità, con in testa il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Vediamo. Sì, oggi in particolare la scena si ripete in maniera più impressionante, perché abbiamo avuto ben 9 morti in un solo evento. Il
naufragio in acque sarmaltesi a 30 miglia nautiche da Lampedusa, quindi grosso modo a metà strada con la Tunisia. È successo che quando già il mare si era guastato è stata fatta partire un'imbarcazione in condizioni ovviamente proibitive ed è alla fine accaduto l'inevitabile, cioè la barca si è capovolta, la nostra motovedetta, la motovedetta della Guardia Costiera Italiana l'ha trovata già capovolta con diversi occupanti dispersi e alcuni cadaveri, due persone in fin di vita che purtroppo sono spirate successivamente e una ventina circa di superstiti invece fortunatamente vivi, esattamente 15 uomini e 8 donne. I feretri saranno traslati nei cimiteri della provincia di Agrigento. E deve essere occasione questa da parte mia per ringraziare i sindaci, tutti disponibilissimi. Pensate che andranno, tranne due che vanno a Palma di Montechiaro, per il resto vanno tutti in cimiteri differenti, da Sant'Elisabetta a Raffadali, non li nomino tutti per non dimenticare nessuno. Quello che è importante è evidenziare che tutti i comuni e i sindaci che li rappresentano di questa provincia dimostrano al meglio le migliori virtù siciliane. E come ogni lunedì torna l'appuntamento, il nostro appuntamento curato da Vincenzo Montana con la rubrica Quelli della B, il viaggio nel Licata, nel grande Licata che fece sognare un'intera regione a cavallo tra gli anni 80 e i 90. Il protagonista di oggi, lo ricorderete certamente, è Mimmo Giacomarro. Vediamo. Regista dai piedi buoni, mezzala di costruzione con il linguaggio moderno, era l'architetto della manovra, un giocatore straordinario che orchestrava in mezzo al campo, non di corsa ma di grandissima precisione e su quel 3-0 al Campobasso il suo mezzo esterno su suggerimento di Romano che si insacca in rete è un po' la sintesi di un giocatore bello a vedersi quanto efficace in campo. Domenico Giacomarro ha giocato 5 anni con la maglia del Licata a grandissimi livelli, ricorda il suo quinquennio in gialloblu con grande soddisfazione. Ho passato 5 anni nella mia storia calcistica bellissimi, entusiasmanti, con grande adrenalina, sicuramente soprattutto l'annata della vincita del campionato dalla C1 alla Serie B è stato un anno magico, un anno di un gruppo eccezionale, di una società fortissima, della gente che si era entusiasmata di noi e perciò sicuramente rimarrà sempre negli annali della storia del Licata Calcio. Auguro a tutti grandi cose perché Licata mi è rimasta nel cuore e perciò uno dei primi risultati che vado a vedere è proprio Licata del mio amico Pinuccio Romano, sperando che un domani possa ricalcare tutto per filo e per segno tutto quello che abbiamo fatto noi nel Licata Calcio. E ora lo sport, cominciamo come sempre con il calcio, grazie al successo per 2-0 con due gol di rotulo ottenuto ieri dal Licata sul Ragusa al Saraceno di Ravanusa, i gialloblu hanno ottenuto la matematica certezza della permanenza in Serie D. È un bel risultato considerato anche gli alti e bassi che si sono registrati quest'anno, soprattutto per quanto riguarda appunto i risultati della squadra. Vediamo com'è andata in questo servizio di William Vitali. La prestazione fornita oggi non è stata quella che abbiamo fornito le ultime e quindi va dato merito a quello che ha fatto il Licata in campo, che ovviamente ci ha messo in difficoltà sotto tanti punti di vista, e quello che abbiamo fatto noi è venuto meno, perché di solito abbiamo avuto un altro tipo di atteggiamento, un altro tipo di tipologia di aggressività, insomma noi abbiamo fatto degli errori, gli altri sono stati bravi ad approfittarne ovviamente e a sfruttare quelle che sono le loro qualità, però ciò non toglie che la mia squadra va ampiamente gratificata per quello che fino ad oggi ha svolto, perché comunque abbiamo fatto un campionato sopra le righe per quello che erano gli obiettivi, e io ringrazio i ragazzi per quello che è stato l'atteggiamento profuso durante la stagione, sia in virtù delle sedute di allenamento sia in virtù di quelle che sono le prestazioni.
Atletica leggera, si chiama Run for Hope ed è una staffetta che sostanzialmente grazie ai runners gira l'Italia intera e serve per raccogliere fondi per la ricerca contro la leucemia e il linfoma. La staffetta ha fatto tappa sabato scorso anche a Licata grazie agli atleti dell'Atletica Licata. Vediamo il servizio. Una staffetta solidale che fa il giro d'Italia e serve per la raccolta fondi per l'associazione AIL per le leucemie mielomi e limfomi. Noi come Atletica Licata anche per il 2024 abbiamo fatto la nostra raccolta fondi all'interno della nostra associazione e partecipiamo come sempre. L'iniziativa di tutti questi amici che sono qui presenti dimostra la sensibilità che a Licata è vissuta e partecipata rispetto all'impegno sociale. Quindi questa staffetta ideale vuole servire a attirare l'attenzione e a invitare tutti coloro che vorranno a contribuire con un piccolo gesto che può essere da un euro a chissà qualsiasi altra cifra, in modo da tutti insieme raccogliere una somma che possa aiutare la ricerca e possa arrivare dove il singolo non è in grado di arrivare. E sì, ci uniamo a questo appello da parte dell'Associazione Atletica Licata che partecipa a questa staffetta e quindi ricordiamo a tutti quanto sia importante la solidarietà e partecipare attivamente alla raccolta di fondi per la ricerca contro queste malattie gravissime. Kickboxing, giornata da incorniciare, quella di ieri per gli atleti della Tana della Tigre di Licata, guidati dal maestro Biagio Nogara. Ieri i ragazzi licatesi hanno partecipato alla manifestazione Azzurri d'Italia a Valderice e hanno ottenuto tutti i primi posti. Ecco i nomi dei atleti: Salvatore Russotto, Sofia Nogara, Giuseppe Caico, Gabriele Triglia, Daniele Antona, Samuele Ietro, Antonio Lauria e Salvo Amoroso. Complimenti a questi ragazzini licatesi e con questa notizia si chiude qui l'edizione odierna di Qui Licata TG. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo mercoledì, a presto.